Eccoci ragazzi e bentornati su Pit Art Miniature. Ci sono Fabrizio, lei Elisa. E come promesso, eccoci qui con la rubrica con 3B, Quella un po' bruttina. a cui nessuno quasi ha voluto partecipare. Dovete farvi un po' avanti, Sì. insomma, e mostrare i vostri lavori migliori, le vostre prime opere o quelle che volevate nascondere. Effettivamente ci siete riusciti perfettamente. Avranno avuto paura perché non hanno visto ancora le nostre. Cioè, Dio. più che altro le mie. Sono qui e ne ho tre. Ma le mostriamo Ah, dopo. dopo. Prima Ok. vediamo quelle dei nostri partecipanti. Sì. Ma tu perché tre? Quindi, Era una. è perché sono tutte dello Dello stesso. stesso team. Sì, sono tutte molto, molto, molto brutte. Ma brutte, Vogliamo fare qualche appunto iniziale o vogliamo iniziare? eh. Allora. Prima di iniziare, vi invitiamo a dare un occhio al Patreon, dove quando ci sarà un po' più di gente, inizieremo a fare dei contest con dei pacchettini, delle cosine. Poi andate a vedere perché qua non si può dire. Seguiteci lì su Instagram. E iscrivetevi al canale perché abbiamo quasi raggiunto il traguardo dei 1000 iscritti. Pensavamo di approfittarne per fare la nostra prima live su YouTube. Quindi dai che ci siamo quasi. Iniziamo? Iniziamo. Musica. Non c'era già la musica? La vogliamo cambiare? Mettiamo qualcosa di più mistico. Un po' di tenebra, un po' di la prima Ambient. miniatura, sì, la prima miniatura, tragedia, orrore. No, non è detto, No, non è vero. ti potrei stupire. Lo so, io ho già sbirciato qualcosa. Allora, io andrei come sempre a caso, cioè in ordine alfabetico, ma poi il povero Alessio capita sempre per primo, per cui Ah, andrei a caso. per primo perché ho messo in ordine Alessio. alfabetico, devi. Scegliamo a caso, Vabbè, a vai a caso, caso? clicca qua. No, quello è il cestino, non cancellare. Ok. Brio Brush Vincenzo. Questa in realtà non è la sua primissima miniatura, ma è, da quel che ho capito, la miniatura che non è, di cui ne vado proprio tanto fiero, giusto? Però la basetta è fatta dopo, di la verità. Ci ha Però aggiunto qualcosina dopo. c'è del metallo. Sì, sembrava il gun metal. Gun metal Potrebbe. dappertutto, carino, c'ha gli occhietti Però azzurri. devo dire che, insomma, dai, non è poi fatta male. Ripeto, c'è del metallo. Metallo, giallo, blu. Basta, è giusto, è così che deve Mancava il essere. rosso e avevamo proprio i colori primari. Oh, io c'avevo tre colori. Questo marino qui non è che in palestra facesse molte gambe, No. comunque. È un merlo. Mamma mia, no, merlo, È un merlite. no. Merlite che vuol dire? Quelli che vanno in palestra sono tipo pomposi sopra e su secchi sotto. Ah, va bene. Ha un bel busto, però delle chiappettine piccole. Eh sì. Non è il tuo top sicuramente, però tutto Sì. sommato io ho fatto di peggio. Quindi devo andare ancora a caso? Mauro. Mauro, ecco. Beh, Cos'è? un bel toro. No. Un cavallo È un o toro. È un toro. È un toro con i capelli. un toro? Ha fatto così il toro? A me pare di sì. Sì, è un toro con i capelli. Molto belli voi, eh. C'è una bella chioma. Sì. Piacerebbe. Eh sì, mi piacerebbe sì. Vabbè. Tra l'altro io sono il segno del toro, quindi questo mi piace molto. Il teschio. Il teschio, c'è il Dov'è teschio. il teschio? Sotto i teschi. Ah, i teschi! I teschi. Mamma mia, che Girati, basetta! No, sì. Ci allora, sono delle basi. qui state barando intanto, Beh. subito. Eh no, alla fine comunque c'è dello studio, guarda la pelle, Sì, cioè, ci c'è la sono dei base più scura, contrasti. Sì, sì, sì. Ecco, certo. magari giusto i capelli che sono un tutt'uno Con con la la pelle. pelle. Cioè io neanche metto il primer, dipingilo direttamente sulla plastica. Ma che cappellone che Attenzione ho. Che cosa? Cappellone. all'EP. Me ne sono resa conto. Bannano comunque. Eh sì, cioè Tagliamo. bannano. Le corna, oh, sono belle. I I capelli, capelli ce li ha? è un toro rosso. Bene, Bene, bravo Mauro. Cioè, bene, per essere la bene. prima, io per ora, cioè, volevo solo che criticare, invece, bene o male, No. siete tutti bravi. Che devo fare? Ma tutti però.
Solo io facevo schifo. Comunque l'età penso sia conta, abbastanza no? recente. Sì, l'età ovviamente conta. Cioè, se uno non ha cominciato a 10 anni. Ma ci sono delle eccezioni. Perché tu come dipingevi, ad esempio, a 8 anni? Non dipingevo a 8 anni. Ecco, c'è chi dipinge e Achille ci manda questo la prima Sonic. Capito? Addirittura la luce nell'occhio. Sì. Cosa vogliamo parlare? Queste sono le nuove generazioni, ragazzi. E te posso dire che c'ha pure il contorno nero da cartone. Capito? Sì, cioè, sì. Certo. Avanti. Ma poi questo... Achille è bravissimo. Ma pure questo è stato scolpito, secondo me. Potrebbe non essere. È stampato. Potrebbe essere perché qua abbiamo di fronte una famiglia di artisti. Sì. Abbiamo già visto i Carli. Non ho ancora capito se è i Carli o ai Carli che fa più... No, i Carli perché... Sono Carlo e Carlotta. Sono Carlo e Carlotta che hanno... Due bambini sono già degli artisti, cioè Achille, mi raccomando, continua a dipingere e continua a dipingere così. Che è... Ma se non continua a dipingere, gli menano. Cioè, che fai? Due genitori. Ma tu dici che lo mettono a dipingere le armate già? Sì, certo. Achille. Ah, ecco! Achille, come... puoi dircelo se vuoi. Sì, sì. Bravo, bravissimo. Sì, molto bravo. Bravo. E poi anche a 11 anni, tu eri brava a 11 anni. Non dipingevo ancora a 11 anni. Capito? E invece Aurora? Io so che mia madre mi ha dato il biberone fino a 8. È normale secondo voi? Veramente? Sì, è però sono cresciuto forte. Aurora, capito, sì. Che è sorella di Achille, capite che... Capito? Allora, guarda la ghianda. Allora esiste un futuro per la pittura di miniature. C'è qualcuno che bravi stimola. Genitori che stimolano. Certo. Spero che stimolino e basta, non che... Achille, Aurora, dipingi! No, dipingi, tutto dipingi! Prendi quel colore! Brava, molto brava. E da chi ha preso Aurora? Ha preso da mamma Carlotta, ecco, capito? Resta. Questo essere artisti. Che devo dire? Non so fare di niente. Mi ingrandisci, per favore. Cosa vuoi trovare il pelo? Certo. Proprio? Ah! Non c'è, non c'è neanche il pelo. Niente, oggi ci hanno sbalordito. Non possiamo criticare niente. Com'è possibile? E vabbè, andiamo avanti, Alessio. Oh, ecco qua, già stiamo in linea. Stiamo in linea con la prima miniatura. Hai detto? Anche se, è venuta bene. Sì. Io le mie prime miniature, la basetta. Non c'è, no, te? Io non riuscivo neanche a attaccarla sulla basetta. Capito? Ah, perché va attaccata sulla basetta. Va attaccata sulla basetta. Sì, che va attaccata sulla basetta. Ma e quella pasta lì, che cos'è? La pasta verde, la Milliput, che cos'è? Non lo so. Comunque è un pongo, è una... Pongo? No, pongo, è comunque una pasta per modellismo, io credo. Comunque questo è un bellissimo Aragorn, io credo. È Aragorn questo qua, sì sì. Non ho capito. Certo. È che la barba è un tutt'uno, cioè tipo è metà faccia. Vabbè, ma piccolino questa. Federico! Oh! Questo fa parte di un pacchettino di 7 miniature di The Walking Dead. Ma davvero? Del 2018, sì. Hanno fatto le miniature di The Walking Dead? E io non lo so. Sì. E dove stanno queste? Dove si comprano? Non so, se ci informiamo. Sì. Sono belle, sono sanguinolente, guarda qua. Vabbè, però... Come prima miniatura l'effetto zombie, cioè. Allora, effettivamente se uno vuole andare sul sicuro o prendi uno zombie, verde è verde, effettivamente non sta bene. Verde livido, verde, insomma. Sangue c'è, i jeans sono blu. Sono blu, jeans. Guarda, è pure pelato. Va bene, bene, andiamo avanti. Nando! Nando! Vedi come balla Nando? L'indiano quello un po' impertinente, quello che se la tira. No, non voglio. Allora, l'indiano è impertinente, però ci sono dei bei colori. Le piume sicuramente non sono umane. Perché l'umano non ha le piume, no, forse no, per quello. No, nel senso del mondo terrestre.
Ah no, sì, è vero, i pappagalli ci potrebbero avere le piume colorate così. Sì, ci Ma stanno, sì. scusa, ma l'altra sera abbiamo giocato a quel gioco con tutti gli uccelli. Come si chiamava? Porca miseria. E quindi come fai dopo aver giocato a quel gioco a dirmi che non esistono uccelli con queste piume? No, vabbè. Ah, è bello, è un po' lucido. Un po' lucido, Si è però. oliato. Allora, c'è da dire anche che questi colori qua, se non mi ricordo male, ci aveva detto che erano i Tamiya. Tamiya. Ah, I colori una de volta. una volta che rimanevano tutto lucido. Sì, Tutto lucido. quindi Questo. non è l'indiano che si è oliato, ma sono i Che non è Tamiya, giusto? sudato, non è che è sudato No, anche perché il. qua sarebbero sudate pure le piume. Chi ci manca? Simo. Forse la voleva solo nascondere perché effettivamente è brutto a lui a vedersi, cioè fa Vabbè, paura. brutto è brutto. Sì, è brutto, è brutto. Sì, anche perché tiene per mano Ma non questo sto mezzo sentì male, ma perché scheletro. tutte queste cose? Diciamo che sì, la pittura è sicuramente base, c'è cioè una bella spruzzata di sangue, di lavature e via, però nel Però c'è un complesso c'è un senso. C'è un senso. senso, no? Io Come. voglio vedere cose senza senso, Cose raga. senza senso, Dove veramente. stanno? Quelle che Vabbè. c'hai i tre colori, ci mettevi solo quei tre colori e facevi, che ne so, Io ce quei l'ho, tre colori. l'ultimo nostro partecipante. L'ultimo partecipante. Ha fatto proprio una roba brutta brutta. Ma. Mauro, grazie per aver partecipato. Sei il Complimenti! Essendo che abiti poi vicino a noi, ti daremo anche un premio di persona, cioè una pacca sulla spalla, Spalla e per incoraggiarti puoi a fare di puoi meglio. fare di meglio. Sì. Ma allora, ho saputo Ma più o io non meno la. l'avevo vista questa. L'ho tenuta per ultima apposta. Mauro, io non Mauro. sapevo niente. Però. Mauro, oltretutto, posso però spendere una parola in suo Certo. favore. Lui ha anche una o più addirittura pagine Instagram dove lavora al legno e in quello vai Mauro, hai avanti. fatto bene perché se dipinge. Se dipingevi. No, fa delle cose Sì, stupende sì, anche sì. in ambito nerd, per cui tutti i vari schermi per il master, cose così. Ma Vi avevo visto pure che aveva invito fatto le pozioni. le pozioni per chi Bellissime. gioca di ruolo dal vivo, per chi fa l'ARP, tutto quanto. Per cui andatevi a vedere la sua pagina Instagram perché sicuramente troverete dei lavori migliori. Qualcosa ce l'abbiamo che ci ha fatto Mauro. No, ci ha Eccolo. fatto la targhettina, però questa ancora lavorata, da mettere alla porta con dite amici ed Sì, ma una entrate. porta noi non ce l'abbiamo perché abbiamo direttamente la finestra che ci porta In un'altra in. dimensione. Sì, infatti, proprio in un'altra dimensione perché, mamma mia, lasciate perdere. Però vabbè, al di là di questo fa delle cose veramente, veramente belle. Andatele a vedere, vi lasciamo il link qua sotto. Ok, qui è Lily del futuro che si è dimenticata di inserire un concorrente. Presto, inseriamolo. Niente, farò io la recensione, la farò anche per il Fabri. Allora, vediamo un attimo. Ok. Faccio finta di non averla vista. Sai, presenti i bodybuilder quando si mettono l'olio per evidenziare i muscoli? Ecco, lei si è messa l'olio per evidenziare lo splendore di questi colori che però sono belli saturi. E il biondo fa molto biondo i men, però ecco, almeno c'è anche la basetta. Matt, devo dire che probabilmente sei salito sul podio, anche se abbiamo dato ormai il vincitore, però ottimo lavoro. Fammi vedere se manca qualcuno, direi di no, li abbiamo visti tutti. Mauro è il vincitore, bravissimo, ma ora mancano le E nostre. mo come famo? Allora, cioè, io devo dire una cosa sulla mia, perché adesso la faccio vedere tutti, vabbè, però E tu fai come a loro, la prima la miniatura. miniatura. Allora, in realtà io le prime miniature mie purtroppo non esistono più, perché io le ho sverniciate, perché erano fatte, ve lo dico, chi ha mai giocato a giochi da tavolo, era un gioco da tavolo, si chiama Runbound, ok? Io
Le ho dipinte tutte, colori base, senza un primer, senza niente, e come protettivo, raga, attenzione, lo smalto per le unghie. Pure te eri molto creativa, Tu capisci? Ah, Mauro, dire qualcosa, oh. Poi dopo ho capito i miei errori, ho capito che lo smalto... Vabbè, ma lui non si è potuto difendere quando... Gli ho sverniciate lasciandole in ammollo nello Chantecler 15 giorni. E si sono sciolte, ecco perché non ci stanno più. Cioè, ho smolecolate dentro lo Chantecler perché, boh... E no, dopo le ho dipinte benino e dopo ho venduto anche il gioco a un discreto prezzo. Perché erano dipinte? Perché l'avevo sverniciata. Ah, perché l'aveva sverniciata. Allora sì. Per cui questa è la mia prima miniatura fatta post. Diciamo, poster... dal momento che abbiamo ripreso i pennelli in mano, lei ha creato questa cosa qua. E comunque dipingevo comunque su tela, anche, quindi cioè il pannello in mano lo sapevo già usare un po'. Vabbè, insomma. Vabbè, questo. Sì, tu. Beh, però invece tu ne hai portate tre e mi prendi tanto in giro, ma anche le tue non sono brutte. Allora, posso, che da tanto tempo che non la vedo. Vuoi difenderti? No, perché io sono molto onesto, cioè sono onesto e obiettivo. Quindi fa cagare proprio, fa proprio cagare. Cioè non... Ah, ok. Perché questo li puoi cambiare tu quando stavi nel campo, cioè quando lo mettevi nel campo di battaglia potevi cambiare armi, capito? Anche perché mi ricordo che questo qua, per comprarlo, ho dovuto convincere mio padre, perché costava un botto. Meno male che mio padre non l'ha mai visto, perché se l'aveva visto pitturato. E quella è una piccola compagnia che stava lì. Però ecco, questo ne vado molto fiero, questo mi piace. Il col becco. Ma tu mi avevi sempre detto che questi non ti piacevano. No, quello col becco sì. Sei stato bravo. Sì? Sì. Ah, queste sono pure lumeggiature. Sì, ma è stato bravo. Fatto anche ma come non ho vinto io? No, ho vinto Mauro. Vabbè, Mauro. Bravo, Mauro. Bravo. Ragazzi, grazie per aver partecipato. Come sempre, qua sotto vedete tutti i nostri sostenitori che scorrono e scorrono. Quindi venite a trovarci sul nostro Patreon, dove potrete anche solamente dare una sbirciatina, offrirci un caffè, farvi un giro, far due chiacchiere, quello che volete. E niente, arriviamo a questi 1000 iscritti, così finalmente possiamo vederci dal vivo. Bene, ci siamo fatti due chiacchiere, ci siamo un po', penso, divertiti. Io mi sono divertito. Ah, mi raccomando, commentate le mie miniature, anche la sua. La sua non c'è. Penso che non ci sia da commentarla, però le mie sì. No, fa schifo, quindi, dai. Cioè. Quindi fatemi notare tutte le bruttezze delle mie miniature. Vi aspettiamo al prossimo video. Che se Dio vuole, forse quello di Iron Man. Anche se non è arrivato al traguardo. Delle visualizzazioni, ma vabbè. E vi lasciamo con la sigla. No, non c'è da lettere. Va bene, al prossimo video ci saranno. No. Sì. Ciao.